Bene, carine signore, vi do il benvenuto anche oggi al nostro culto domenicale. Mi piace usare questo termine, per molti arcaico, ma dà l'idea di quello che andremo a fare. Noi faremo il culto al Signore, significa che adoreremo il Signore, significa che pregheremo il Signore, significa che ascolteremo la voce del Signore, significa che permetteremo allo Spirito del Signore di operare nelle nostre vite. Allora, non esitiamo, entriamo subito alla presenza del Signore. Vedo già Giacomo e Karin pronti per avviare l'adorazione, la lode al Signore. Entriamo nelle sue porte con ringraziamento e con lode. Abbiamo tutti motivo di ringraziare il Signore. Certo, ci sono motivi di piangere davanti al Signore a volte, ma entriamo con ringraziamento, con lode, dicendo: Signore, grazie, siamo qui e vogliamo che la tua presenza sia con noi. Dio vi benedica e che lo Spirito del Signore anche oggi operi nelle vostre vite. Amen. Amen. Eccoci qua. Bene, buongiorno a tutti. E spero che stiate bene in questa domenica del Signore. E in questi giorni facevamo proprio una riflessione insieme al gruppo musicale di come è un periodo un po' particolare per noi, no? Sapete, il ruolo del gruppo musicale in realtà è quello di appunto aiutare, di guidare il popolo di Dio alla presenza di Dio, no? E questo quando si svolge nel locale di culto, quando siamo insieme fisicamente, naturalmente è proprio più semplice perché è proprio quello lo scopo, stiamo insieme e quindi sentire le vostre voci, vedere come il popolo risponde alla lode che si sta guidando, naturalmente è di grande benedizione e edificazione. Tutto questo adesso è diverso perché io almeno non sento le vostre voci in questo momento, certamente. La cosa meravigliosa è sapere che Dio ci sente, Dio ci ascolta e Dio è quello alle quali rivolgiamo la nostra lode. Quindi non è che la lode viene rivolta verso la persona che sta guidando l'adorazione, ma è rivolta appunto al Signore. Però ecco, non è scontato, appunto, non è scontato quanto è bello e quanto è buono che il popolo di Dio si riunisca insieme, no? E volevo appunto iniziare questa mattina con questo salmo, il Salmo 133, che dice appunto questo. Ecco, quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano assieme, insieme. E come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. E come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Quindi proprio ecco il salmista dice proprio questo: quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Davvero è piacevole, davvero vi posso dire col cuore aperto: mi mancate, mi manca la chiesa fisica, mi manca vedervi, mi manca sentire le vostre voci lodare il Signore. Ma gloria a Dio per questa opportunità che abbiamo di trovarci anche in questo modo, in modo che possiate comunque entrare alla presenza di Dio, lodare Lui, perché Lui in ogni luogo, ecco, non è rinchiuso nelle quattro mura di un locale, ma in ogni luogo, in questo momento viene a casa vostra, è presente e ascolta le lodi del vostro cuore. E quindi insieme vogliamo cantare questa mattina al Signore, vogliamo celebrarlo come popolo, appunto, ovunque noi siamo e lo possiamo fare. L'importante è avere questo cuore aperto e desideroso di dare a Lui solo la gloria. Amen. Il Signore nostro Dio, uno noi siamo.
Fratelli che ogni settimana ci preparano la lode appunto insieme a me e vogliamo lodare anche insieme a loro, i fratelli di Porto San Giorgio, Deianira e tutto il gruppo musicale. Amen. Accanto a noi sarà, un giorno lui ha vinto, si ha vinto già, non saremo scossi, non saremo smossi, Gesù tu sei qui. Oh, oh, oh. Yo creo
e Sara, un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, Gesù tu sei qui. Signore, in unità vogliamo dichiarare sopra ogni nostra circostanza che se Dio combatte per noi, di certo noi abbiamo la vittoria. Allora alza la tua mano lì dove sei, chiudi i tuoi occhi e dichiara questa verità insieme a noi, la verità di Cristo sopra di noi. Amen. Dio per noi combatte l'oscurità in che treggia, il suo regno Signore, vedo che la trasmissione ha qualche problema. Purtroppo riprendiamo dalla struttura, dalla rete di internet, che la domenica, ahimè, spesso
dà problemi a causa di tante persone che si connettono. Allora cosa faremo adesso? Noi adesso interromperemo per pochissimi minuti perché riavvieremo internet. E nel momento in cui riavvieremo internet, vediamo se le cose vanno meglio, altrimenti niente, faremo quello che possiamo, ma non perdetevi di concentrazione. So che non è facile, adoriamo il Signore. Se si sta spegnendo tutto, non vi preoccupate, fra qualche istante tutto tornerà regolarmente. Nel nome di Gesù, un attimo di pazienza e saremo di nuovo da voi. Bene, cari del Signore, stiamo risolvendo il problema. Adesso, mentre Gabriel riavvia attraverso la connessione di Karin, riavvia la musica, noi vogliamo concentrarci ora sulla presenza del Signore. Vorrei chiedere cortesemente a Giacomo di darci gli annunci, così mentre ascoltiamo gli annunci, tutto si prepara per rimettere in onda i canti e lodare il Signore. Queste cose non ci fermano. Queste cose non ci fermano. Noi adoreremo il Signore stamattina in spirito e in verità. Prego, Giacomo, dici cosa faremo questa settimana. Sì, pace a tutti, cari fratelli e sorelle in Cristo, cari amici. È sempre una gioia stare insieme. Prima abbiamo ricevuto un incoraggiamento a lodare il Signore al di là delle circostanze, senza paura, senza temere, possiamo lodare il Signore anche in questi momenti. Il Signore nel Salmo 29 in particolare ci parla della sua voce. Ci sono sei versetti dove praticamente il soggetto è sempre la voce del Signore, che non è limitata da nulla. E credo che questi versi possono essere di incoraggiamento a noi tutti. Leggo dal Salmo 29, cominciando dal verso 3. La voce dell'Eterno è sulle acque, il Dio di gloria tuona, l'Eterno è sulle grandi acque. La voce dell'Eterno è potente, la voce dell'Eterno è piena di maestà. La tua voce, la voce dell'Eterno rompe i cedri, sì, l'Eterno spezza i cedri del Libano, li fa saltolare come un vitello, il Libano e Sirion come un giovane bufalo. La voce dell'Eterno fende le fiamme di fuoco, la voce dell'Eterno fa tremare il deserto. L'Eterno fa tremare il deserto di Kadesh, la voce dell'Eterno fa partorire le cerve e sfronda le selve, e nel suo tempio tutto dice gloria. Ecco, volevo appunto rimarcare questo, che questi sette versi, queste sette repliche sulla voce dell'Eterno hanno il loro punto apicale in questa affermazione: nel suo tempio tutto dice gloria. Quindi il Signore e la sua voce non è limitata da nulla, non è limitata dal Covid-19, non è limitata dalle prescrizioni del governo, non è limitata
dal nostro stare a casa, l'Eterno e la sua voce possono arrivare nelle nostre case, nel nostro cuore, per mezzo della sua parola, per mezzo della parola che è predicata e per mezzo dell'azione dello Spirito Santo. E questo deve condurci tutti a dare gloria a Lui. Il suo Tempio, nel suo Tempio tutto deve dare gloria a Lui. Quindi siccome, come abbiamo ascoltato di recente proprio dal pastore, negli insegnamenti del pastore, noi siamo il Tempio di Cristo, la Chiesa ed ogni singolo credente è Tempio di Cristo, noi diamo gloria a Dio perché è la sua voce che risuona nel suo Tempio. Per quanto riguarda questa settimana, cari fratelli, abbiamo un programma ricco. Voglio subito dirvi che è stata organizzata una intervista, testimonianza con il fratello Nicola Legrottaglie. Il pastore invierà una locandina anche tramite WhatsApp e questa locandina diciamo noi la potremo utilizzare anche per invitare degli altri a unirsi a noi in questa intervista, che se vogliamo è un'intervista anche di testimonianza e di evangelizzazione. Si terrà il prossimo mercoledì, quindi sto parlando del 29 aprile, alle 20:30, e il link per il collegamento sarà appunto il nostro sito CCBS e verrà ovviamente girato via WhatsApp. Poi voglio ricordarvi anche l'appuntamento di giovedì alle 8 sullo studio che stiamo facendo insieme al pastore su la vita e la guarigione e il progetto di Dio per la vita. Quindi vi raccomando tutti di essere presenti e di essere puntuali. E poi ci vedremo di nuovo domenica prossima, di nuovo alle 10:30 per il culto al Signore. Voglio anche incoraggiarvi ad essere fedeli con le nostre decime e le nostre offerte. Le modalità sono sempre le medesime, le troviamo sul sito CCBS e quindi possiamo utilizzare i due, anzi direi tre canali a distanza. Il primo canale è quello della PayPal, quindi più semplice, e poi anche quello della carta di credito oppure quello del bonifico bancario. In assenza della possibilità di poter dare il proprio contributo, la propria offerta, la propria decima alla Chiesa in questo modo, diciamo a distanza, raccomandiamo a tutti di mettere da parte quello che il Signore mette nel vostro cuore per poterlo poi dare nel momento opportuno. Amen. Amen. Adesso ritrasmetteremo il canto da noi, quindi sì, Riprendiamo il canto che stiamo sentendo e lo ricantiamo insieme, quindi insieme ai fratelli di Porto San Giorgio. Dio per noi combatte, ed è un canto di incoraggiamento, sapere che Dio è al nostro fianco appunto e combatte, e che già ha vinto in realtà, no? E quindi è veramente, è come se, immaginate questo, no? C'è una battaglia, c'è una guerra, ma sulla carta già si sa chi è il vincitore, ma noi ci alleniamo insieme al nostro Dio e combattiamo insieme a Lui. Amen? Vai. Sarà un giorno lui ha vinto, si ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi. Gesù, tu sei qui. Oh, oh, oh. Sarà un giorno lui ha vinto, si ha vinto.
mossi, non saremo smossi, Gesù tu sei qui. Portando i nostri pesi ci ha dato libertà, un giorno lui ha vinto, si ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, Gesù tu sei qui. Non ci può impedire di lodare il nostro Signore in unità, e in unità vogliamo dichiarare sopra ogni nostra circostanza che se Dio combatte per noi, di certo noi abbiamo la vittoria. Allora alza la tua mano lì dove sei, chiudi i tuoi occhi e dichiara questa verità insieme a noi, la verità di Cristo sopra di noi. Amen. Dio per noi combatte l'oscurità. Il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte l'oscurità indietreggia. Il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà. Thank you.
Gloria al Signore, è meraviglioso lodare il Signore. E questi canti, fratelli e sorelle in Cristo, ci stanno parlando di vittoria, ci stanno parlando della forza del Signore e noi vinceremo, noi ce la faremo, noi avremo la vittoria. Il canto di prima dice che Dio combatte per noi. Marcello e le altre sorelle hanno cantato Dio combatte per noi e adesso abbiamo ascoltato quest'altro canto. Ti amo, Signore, ti amo. È meravigliosa la gloria del Signore, la presenza del Signore, la forza del Signore, lo spirito del Signore. Ebbene, stamattina io voglio parlare con voi di un tema molto importante. Passare da dove siamo a dove dobbiamo essere. Il tema è passare da dove ci troviamo a dove dobbiamo trovarci. E in questo passaggio ci sono delle cose da fare. Voglio prendere come spunto un passo della parola del Signore che troviamo nel libro dei Numeri, al capitolo 27, dal verso 12. Si tratta di un momento storico importante, si tratta del popolo del Signore, del popolo di Israele, che aveva fatto un percorso lungo tutto il deserto per arrivare alla terra promessa. E Mosè si trova oramai quasi alla frontiera, all'ingresso della terra promessa. Si trova un punto molto, molto delicato e molto importante. Aveva insieme al popolo del Signore passato momenti difficili, momenti delicati, momenti nei quali sembrava che tutto era perso, e poi hanno passato momenti di vittoria, momenti di svolta, ma ora si trovano davanti al punto cruciale, passare da una situazione ad una situazione totalmente diversa. Stavano per entrare nella terra promessa, stavano per entrare nel luogo che il popolo del Signore desiderava da tantissimo tempo e che era stato promesso dal Signore. Ebbene, leggiamo insieme dal verso 12 del capitolo 27, dice così: poi il Signore disse a Mosè: sali su questo monte di Abarim e contempla il paese che io do ai figli di Israele. Mosè, tu hai fatto tutto un percorso. Mosè, tu hai vinto le tue battaglie. Mosè, hai avuto anche le tue sconfitte. Mosè, tu hai avuto momenti nei quali hai commesso errori. Mosè, hai avuto momenti di grande scoraggiamento. Mosè, hai avuto momenti di grande forza e di grande vittoria. Ma adesso ti trovi di fronte alla terra promessa. Ecco cosa devi fare. Il Signore dà delle istruzioni ed è questo il primo punto che voglio ragionare con voi stamattina. Dio dà delle istruzioni. Dice qua che poi il Signore disse a Mosè. Mosè era la guida, Mosè era colui che prendeva le decisioni sulla direzione da prendere. Perché si possano prendere le giuste decisioni è necessario avere la giusta direzione. Poiché si possa avere la giusta direzione è necessario avere le giuste istruzioni. Ebbene, Mosè aveva bisogno di istruzioni da parte di Dio. Lui, Mosè, aveva autorità, lui, Mosè, aveva la capacità di dirigere i suoi passi in un senso o nell'altro, ma non poteva prendere decisioni se prima non avesse avuto delle istruzioni. E questa mattina io voglio riflettere con voi su questa necessità. Parlo a tutte le persone che devono prendere decisioni. Alla fine, miei cari, tutti noi prendiamo decisioni individualmente. Ognuno di noi è responsabile della propria vita, della propria esistenza, della direzione che dà la propria vita. Ebbene, se noi dobbiamo prendere delle decisioni, e ci troviamo ogni giorno a prendere delle decisioni, ma ci sono decisioni cruciali che determinano la svolta nella nostra vita, se noi dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo assolutamente avere delle istruzioni. E queste istruzioni viene da qualcuno che è al di sopra, da qualcuno, notate questa espressione, che è al di sopra, qualcuno che ha una visione più ampia e più globale di ciò che stiamo facendo per passare da dove ci trovavamo a dove dobbiamo andare. Siamo in una posizione, stiamo andando verso un'altra posizione e c'è un momento di decisione. Per prendere le decisioni abbiamo bisogno della istruzione, e questa istruzione ce la dà
qualcuno che è più in alto. Mosè aveva autorità, soltanto una sua decisione poteva cambiare il corso della storia di questo popolo. Ma vedete, miei cari nel Signore, ho detto che tutti quanti prendiamo decisioni. Alcune decisioni sono riguardanti la nostra vita individuale, ma ricordiamoci che le nostre vite in qualche modo influenzano la vita degli altri. Quindi quando noi prendiamo delle decisioni è importante che teniamo conto che ci saranno delle implicazioni nella vita di altre persone, oltre che nella nostra propria vita. E io questa mattina non voglio parlare solo agli individui, ovvio che parlo agli individui, probabilmente chi mi sta ascoltando è proprio sul punto di prendere decisioni importanti, e quindi mentre tu prendi queste decisioni hai bisogno di istruzioni da qualcuno che è in altro per poi prendere queste decisioni. Ma io voglio parlare anche a livello di famiglia. Fratelli, oggi, amici, la famiglia è allo sbando in molti, molti casi, perché non ci sono direzioni, perché non ci sono istruzioni, perché non ci sono persone che prendono o si prendono l'autorità di dare una direzione alla propria famiglia. E posso parlare di questo perché vedo ogni giorno i risultati di famiglie senza una guida. Ricordiamoci, se vogliamo andare da dove siamo, a dove dobbiamo stare, c'è bisogno di decisioni importanti che si devono prendere sulla scorta di istruzioni che riceviamo da qualcuno che ne sa di più perché è più in alto. Ebbene, Mosè parla col Signore. Noi abbiamo bisogno di ascoltare la voce del Signore. Parlo a quelle persone che conoscono Dio, ma parlo anche a quelle persone che neanche sanno che Dio esista o neanche si sono posti la domanda se o meno Dio esiste. Ebbene, io voglio parlare a tutti quanti voi e dire: fermatevi un attimo, c'è un passo che dice fermatevi e considerate che io sono Dio, fermatevi un attimo e chiedete a Dio le istruzioni per poter prendere le vostre decisioni, alleluia, e quindi entrare nella vostra terra promessa. Parlo alle persone che si trovano a punti di svolta nella propria esistenza. Capi di famiglia, mamme, papà, voi che dovete in qualche modo influenzare la vita dei vostri figli, avete bisogno di ascoltare la voce di qualcuno che ne sa di più. Voglio farvi capire, fratelli miei, amici, chi si trova in una posizione più elevata ha una visione più ampia di ciò che deve appunto vedere per poter prendere delle decisioni. Se noi siamo concentrati sulla punta delle nostre scarpe, vediamo soltanto i nostri piedi e non vediamo cosa sta davanti, e magari sì, facciamo un passetto alla volta, ma non riusciamo a prendere una decisione, a prendere una direzione, perché abbiamo avuto delle istruzioni. Per poter prendere delle decisioni corrette, noi dobbiamo alzare lo sguardo e ricevere descrizioni o istruzioni su quello che bisogna fare da qualcuno che ha una visione più ampia. Il primo passo da compiere è ascoltare il Signore, ascoltare la voce del Signore. E Dio disse a Mosè, Mosè che era colui che prendeva delle decisioni e che dava le direzioni, doveva ricevere le istruzioni e quindi doveva ascoltare la voce del Signore. Io voglio incoraggiarvi a credere che Dio oggi parla come sempre, anzi più che mai. Lo Spirito del Signore parla, lo Spirito del Signore rivela, lo Spirito del Signore dà istruzioni, lo Spirito del Signore dà indicazioni sulla strada da seguire. C'è un passo della Scrittura che dice: invocami ed io ti risponderò e ti dirò cose che tu non conoscevi. Alleluia. E un altro passo che dice: invocami ed io ti risponderò e ti dirò eccomi e ti dirò la via per la quale devi camminare. Dio non è da qualche parte per i fatti suoi a svolgere le proprie funzioni indipendentemente dagli esseri umani. Dio vuole avere una relazione con gli esseri umani. Dio vuole parlare agli esseri umani. Invocami nella distretta, io te ne tirerò fuori e tu mi glorificherai. Dio vuole stabilire una relazione con ognuno
ognuno di noi. Quando Gesù è morto sulla croce, egli ha aperto la via all'uomo per avere una relazione con Dio attraverso lo Spirito Santo. E dice la parola di Dio che quando abbiamo accettato il sacrificio che Gesù ha fatto per noi, per la nostra vita, nel nostro cuore, noi abbiamo accettato Gesù come Signore e Salvatore, lo Spirito Santo è venuto dentro di noi. Lo Spirito Santo è il consigliere, lo Spirito Santo è colui che parla alle nostre orecchie, lo Spirito Santo è colui che apre i nostri occhi, lo Spirito Santo è colui che ci fa vedere cosa noi non riusciamo a vedere, perché la nostra visione arriva fino a un certo punto. Certo, bisogna alzare un attimo lo sguardo, ma dopo comunque la nostra visione è limitata. Abbiamo bisogno di una rivelazione più grande. Ed io voglio darvi questa bella notizia, miei cari, che Dio vuole parlare ai nostri cuori. Dio disse: sali su questo monte di Abarim e contempla il paese che io do ai figli di Israele. Dio sta dicendo a Mosè: il piano mio per te e per il popolo è chiaro davanti agli occhi miei. Io so dove vi sto portando. E Dio sta dicendo a voi stamattina, sta dicendo alle famiglie sconcertate dal coronavirus, sta dicendo alle persone che hanno perso anche dei cari, sta dicendo a quelle persone che sono sconcertate dal futuro, come dire, incerto. Io so dove vi sto portando. Vi sto portando nella vostra terra promessa. Vi sto portando nel luogo della vostra sicurezza. Vi sto portando in un luogo di conquista. Vi sto portando in un luogo di avanzamento e di benedizione. Ma perché voi ci possiate andare, la prima cosa dovete ascoltare la mia voce. La seconda cosa dovete salire sul mio monte. Dovete salire ad una, elevatura spirituale più grande. Dovete salire a un livello di rivelazione più elevata. Dovete arrivare in un punto dove io vi posso mostrare ciò che vedo io. Perché per me, dice il Signore, il piano è chiaro. Voi non vedete oltre il vostro naso, oltre la punta dei vostri piedi. Vi dico: alzate lo sguardo. E questa espressione, alzate lo sguardo, è molto, molto ricorrente nella scrittura. Un giorno Gesù era con i discepoli e mentre camminavano ai lati della strada c'erano i campi di grano. E chiaramente era un tempo quando i campi di grano, erano verdi, non erano ancora pronti, maturi. Mentre camminavano, a un certo punto Gesù fa un'affermazione meravigliosa, dice ai discepoli: alzate lo sguardo e guardate come i campi sono già bianchi, pronti da mietere. Ma cosa dice il Signore? Siamo nell'epoca del momento in quale il campo del grano è ancora lo stelo, è ancora piccolo, è tutto verde. Come puoi dire che i campi sono bianchi da mietere? E il Signore Gesù risponde, diceva, dice: voi dite che ci mancano ancora dei mesi per la raccolta. Voi dite che i tempi non sono ancora maturi. Voi dite che la situazione lì dove vi trovate è una situazione che non vi fa presagire la terra promessa. Ma io vi dico invece: alzate lo sguardo e vedete come il campo è già bianco, pronto da mietere. È un'altra illustrazione per dire: guardate come potete andare da dove vi trovate a dove vi voglio portare io. Tornando a questo passo della parola, dice così: sali su questo monte e contempla il paese che io do ai figli di Israele. Innanzitutto contempla, spendi del tempo, prenditi del tempo lì dove sto io per vedere quello che vedo io, dice il Signore. Amici cari e fratelli e sorelle in Cristo, la Chiesa, ma gli esseri umani, tutti devono salire ad un livello superiore, quello di Dio, per poter ascoltare e vedere quello che Dio ha da dire e quello che Dio ha da mostrare. Non puoi salire se non senti il comando, sali. Ma una volta che tu hai sentito, perché sei stato in ascolto, tu prendi la decisione di salire. Molte persone, molte chiese, molti movimenti,
molti individui stanno in attesa di sentire il Signore mentre il Signore sta parlando e loro hanno le cuffie intenti a sentire tutt'altro fuori che la voce del Signore. Questo tempo di grande cambiamento, questo tempo di stop, serve a ciascuno di noi per risettare le nostre priorità, per spegnere gli auricolari che ci disturbano con le voci e sintonizzarci sulla voce dello Spirito del Signore. Perché il Signore sta dicendo a tutti, ma in modo specifico alla Chiesa del Signore, io sto per portarvi in una nuova dimensione, è la dimensione del risveglio, è la dimensione della potenza, è la dimensione dell'autorità, ma perché voi possiate arrivare a questa dimensione dovete stare ad ascoltare quello che devo dirvi, perché io vi voglio dare le istruzioni e poi dovete salire, dovete ubbidire, io vi dico sali e voi salite. Forse voi pensate, ma come posso salire? Io non so come salire. Ma se il Signore vi dice di salire, state pur tranquilli che vi dirà come salire. Egli creerà le condizioni perché voi possiate salire, perché voi possiate arrivare a un livello spirituale più elevato, o se preferite più profondo, ad una relazione con Lui più profonda, per ascoltare più da vicino le istruzioni che il Signore ha da darvi. Ed è interessante che qui la persona alla quale il Signore sta parlando è Mosè. Ora c'è da dire che oggi noi viviamo nell'epoca della grazia e nell'epoca dello Spirito Santo, nell'epoca post nascita, morte e risurrezione di Cristo. Siamo nell'epoca nella quale ogni individuo, dice l'Apostolo Pietro, è sacerdote e re. Quindi noi non abbiamo bisogno di intermediari per arrivare a Dio. Detto questo, però, ci sono delle decisioni che bisogna prendere come Chiesa, come corpo del Signore, e Dio ha bisogno di leader, come nel caso di Mosè, per parlare al popolo, perché i leader ricevono dal Signore le indicazioni per andare a livello superiore, per andare ad una condizione spirituale tale da poter avere una maggiore rivelazione di quali sono i passi successivi, e poi questi leader devono trasmettere al popolo del Signore ciò che il Signore ha detto. Allora io questa mattina mi rivolgo anche a chi tra noi ha delle responsabilità. Tu sei responsabile, ho già detto, di te stesso, ma poi potresti essere responsabile della tua famiglia, sei leader della tua famiglia, potresti essere responsabile del tuo luogo di lavoro, potresti essere responsabile di un settore della chiesa, di un'attività in una chiesa, potresti essere un pastore, un leader, potresti essere un'autorità spirituale più importante, nel senso che ha una maggiore responsabilità come un anziano, un pastore senior, oppure un vescovo o un apostolo, c'è tanto da dire adesso su questi termini, su questi titoli, ma non è questo l'argomento. In altre parole, tu potresti avere con te delle responsabilità elevate, potresti essere un leader politico, un sindaco, potresti essere, perché no, un responsabile, un governatore della regione, potresti essere il presidente della Repubblica, potremmo continuare all'infinito. Tu hai delle responsabilità per poter passare da dove ti trovi a dove devi stare, per avere questo cambiamento radicale, storico nella tua vita, hai bisogno di ascoltare la voce di Dio, hai bisogno di avere la visione di Dio e poi avere l'autorità per trasmettere agli altri quello che Dio ti ha detto di fare. Ma per fare questo devi salire più in alto. Lo Spirito del Signore vuole parlare a ciascuno di noi e il Signore dice qua, quando sarai salito, contempla il paese che io do ai figli di Israele. Tu devi contemplare. Contemplare significa guardare con grande attenzione a qualcosa che è davanti a noi. Si contempla un paesaggio, si contempla un oggetto, si contempla un quadro, si contempla un fiore, si contempla qualcosa che attira la nostra attenzione. Noi dobbiamo spendere del tempo a contemplare ciò che il Signore vuole che noi vediamo. Dio dice sali, noi ubbidiamo. Lui ci mette in condizione, ci dà le forze per salire ad una dimensione spirituale più elevata. E a quel punto noi dobbiamo contemplare, contemplare.
L'Apostolo Paolo dice che noi contempliamo a viso scoperto la gloria del Signore e siamo trasformati di gloria in gloria. In altre parole, passiamo da una dimensione di gloria dove ci troviamo ad una dimensione di gloria più elevata. Questo è un messaggio importante anche per voi, cari, che siete coinvolti con l'adorazione. Piacendo al Signore, presto ritorneremo nelle nostre chiese, ma questo presto nessuno sa quanto è presto, ma comunque un giorno torneremo nelle nostre chiese. Ma presto comunque credo che noi riusciremo almeno a tornare con gruppetti operativi nelle nostre chiese, mentre il resto della chiesa resta a casa e segue da internet. Grazie al Signore andremo, quando il governo ci autorizzerà, andremo nelle nostre sedi e lì trasmetteremo con una frequenza e con una banda di internet più potente e ci saranno meno interruzioni. Ma il punto che voglio fare, che voglio mettere davanti a voi, è questo: che noi proclameremo la gloria del Signore, noi vedremo la gloria di Dio, noi saliremo in un livello più elevato di gloria. Per fare questo è necessario scendere sulle nostre ginocchia. Chi vuol salire alla presenza di Dio deve scendere sulle proprie ginocchia, non magari fisicamente, a volte anche, ma emotivamente, spiritualmente, con la nostra intenzione, con il nostro atteggiamento. Noi dobbiamo inchinarci davanti al Signore, riconoscere la sua autorità. Notate che qui Mosè prendeva istruzioni per poi trasmetterle, e nel trasmetterle Mosè doveva avere autorità, ma solo chi è sottomesso a un'autorità superiore può esprimere ed esercitare la propria autorità a chi sta sotto questa autorità che Dio gli ha data. La nostra è un'autorità delegata. Se tu sei un padre di famiglia, tu hai autorità nella tua famiglia. Non sei chiamato a essere un dittatore, ma sei chiamato ad ascoltare la voce di Dio e a dire chiaramente quello che Dio ti dice. Ma mentre tu lo fai, è necessario che tu sei sottomesso all'autorità del Signore e sali più in alto. Ascoltate, parliamo un secondo della famiglia. Oggi condurre una famiglia è un compito importante, fratelli, lo è sempre stato, ma oggi è difficile. È difficile perché le sollecitazioni che i nostri figli, che le nostre famiglie hanno da internet, dai media, dai social media, sono tante, le sollecitazioni sono tante, le indicazioni sono tante, le direttive e le direzioni sono tante, le istruzioni sono tante. Bisogna spegnere gli auricolari di tutto questo e concentrarsi su quello che il Signore ci insegna e poi acquisire, assimilare quello che Dio ci dice e dare istruzioni in amore, ma con grande autorità e fermezza alle nostre famiglie su come camminare col Signore, qual è ciò che dobbiamo fare, ok? Cos'è ciò che dobbiamo fare? Bene, contempla che cosa? Il paese che io, dice il Signore, do ai figli di Israele. Quel paese non lo potete conquistare da soli se non ve lo do io. Quel paese, quella svolta nella vostra vita, quel cambiamento radicale nella direzione della vostra famiglia, quelle relazioni completamente disastrate che devono essere riattivate per potervi portare da dove siete a dove io voglio che siate, dico, quelle relazioni non potete ristabilirle da voi. C'è bisogno che io vi dia l'autorità, la potenza, la forza e che io vi dia la vittoria. Questo dice così: questo paese che tu contempli, io la do ai figli di Israele. Qui quando dice io la do, il termine ebraico è il verbo do, è tale che implica un'azione continua, non un'azione del momento. Dio aveva già dato a Israele la terra promessa quando gliel'ha promesso, perché Dio è fuori del tempo. Quando Dio parla, quello che dice è realtà. Ma noi siamo nel tempo e tra il momento nel quale Dio parla e il momento nel quale ciò che Dio dice si realizza passa il tempo e dobbiamo noi appunto andare da una dimensione all'altra nel tempo. Ma Dio dice io do, l'ho dato allora, lo sto dando adesso, lo darò nel tuo futuro, do ai figli di Israele.
tu contempla e io ti do. Ma mentre contempli, tu ricevi le istruzioni mie per sapere e per farti vedere quello che io vedo. Solo quando tu vedi quello che io vedo, dice il Signore, tu potrai appropriarti di ciò che io ti ho dato, ti sto dando, ti darò. In altre parole, di ciò che io ti do. E contempla il paese che io do ai figli di Israele. La parola del Signore poi va avanti, perché poi nel verso 18 c'è un'altra istruzione. Qui è importante, i leader devono ascoltare le istruzioni una dopo l'altra. Vedete, stare alla presenza di Dio e ascoltare la voce di Dio non è l'azione di una volta, una tantum. Questa espressione, una tantum, nella Bibbia non esiste. Dio vuole continuamente dare istruzione. Bene, Mosè ascoltava, registrava. Nel verso 18 dice: e il Signore di nuovo disse a Mosè: prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito, imporrai la tua mano su di lui e lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar. E poi andremo avanti nella lettura. Prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito. Quale Spirito? Lo Spirito Santo. Dio solo può mettere il suo Spirito nel cuore delle persone. Se noi vogliamo passare da dove siamo a dove dobbiamo andare, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre attività, nella nostra società, nelle nostre chiese, è necessario che scegliamo anche persone che possano portare avanti insieme a noi e perché no anche dopo di noi il mandato di portare il popolo, la nostra famiglia, le nostre attività alla prossima fase. Noi dobbiamo imparare a passare il testimone, ma per farlo dobbiamo scegliere persone sulle quali o nelle quali c'è lo Spirito del Signore, cioè persone scelte da Dio. E io so che sto parlando anche a delle chiese stamattina, sto parlando delle autorità spirituali stamattina, sto parlando dei pastori, a dei leader stamattina, sto parlando a tutti i livelli di leadership e di autorità, anche oltre la Chiesa nel mondo secolare. La gente si aggrappa alle proprie posizioni e va avanti determinata fino alla fine perché pensa che bisogna conservare la propria posizione, le proprie poltrone. Invece il Signore dice: se tu vuoi andare e insieme a te portare il popolo, o cioè gli altri, e vuoi influenzare gli altri appunto di portarli da dove siete a dove dovete andare, impara, dico, se tu lo vuoi, impara anche a delegare, impara a passare il testimone. Va, prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito. Dio aveva già messo il suo Spirito, mentre Mosè neanche se ne rendeva forse conto, su quest'uomo, su questo giovane Giosuè. Dio ti metterà insieme alle persone necessarie per portarti da dove ti trovi a dove devi andare. Uomo di Dio, donna di Dio, capofamiglia, cristiano, individuo, Dio ti circonderà delle giuste persone per portarti dove tu devi andare. Saranno persone che lui avrà scelto. Quando Dio metteva il suo Spirito su una persona era perché l'aveva scelto a compiere un ruolo. E dice: tu prenderai quest'uomo, imporrai la tua mano su di lui. L'imposizione delle mani era un'operazione attraverso la quale c'era trasmissione della benedizione e dell'autorità. Si delegava la persona sulla quale si imponevano le mani della propria autorità, si condivideva quell'autorità. Se tu vuoi arrivare dove Dio vuole portarti, devi circondarti di persone fedeli alle quali puoi trasmettere la tua autorità nella misura che Dio stabilisce. Ebbene, e lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazar e davanti a tutta la comunità, e gli darai i tuoi ordini alla loro presenza. Notate, Mosè era dovuto salire in alto, aveva dovuto guardare, aveva dovuto ascoltare la voce di Dio, aveva dovuto ricevere le direzioni, le direttive di Dio, le indicazioni, le istruzioni di Dio. Adesso doveva scegliere una persona alla quale trasferire quelle istruzioni
perché queste persone avessero autorità a loro volta per trasferirla al popolo. Infatti dice: e lo farai partecipe della tua autorità affinché tutta la comunità dei figli di Dio gli ubbidisca. Fratelli, quando si parla di ubbidienza, qua non si parla di un'ubbidienza ad un'autorità oppressiva. Si parla di mettere in campo le istruzioni di un'autorità superiore, di un'autorità che ha una visione più ampia. Ricordate, qui c'è Mosè che ascolta la voce di Dio, Mosè che guarda e vede ciò che Dio gli mostra, perché sale al livello che Dio gli dice di raggiungere, ed ora Mosè delega quell'autorità in modo che anche altri, nello specifico Giosuè, possano seguire le stesse istruzioni del Signore. L'ubbidienza di Giosuè a Mosè è il risultato dell'ubbidienza di Mosè a Dio. Dio ordina, Mosè ubbidisce, Mosè ordina, Giosuè ubbidisce, Giosuè ordina, il popolo ubbidisce, tutti insieme, alleluia, entrano nella terra promessa. È una cosa straordinaria, perché poi dice il sacerdote doveva ungere con l'olio questo nuovo servo del Signore. L'olio è il simbolo dello Spirito Santo, ma l'olio anche rappresenta l'autorità divina che viene delegata, e tutta la comunità uscirà all'ordine di Eleazar, sacerdote, ed entreranno all'ordine suo. E Mosè fece come il Signore aveva ordinato. Risultato: il popolo di Israele entra nella terra promessa. Io vi garantisco che se voi seguite queste istruzioni, se voi ascoltate la voce di Dio, se voi salite a un livello superiore per ricevere le istruzioni di Dio, se voi contemplate con i vostri occhi ciò che Dio vede, che vi ha già dato, è già nelle vostre mani, ve le dovete solo appropriare, e se voi delegate l'autorità che Dio vi ha dato e date le giuste istruzioni alle autorità inferiori, tra virgolette, voi tutti insieme entrerete nella benedizione, nella terra promessa, otterrete quello che il Signore vi ha chiesto. Allora io voglio, concludendo, pregare insieme a voi adesso, e voglio chiedere a tutti quanti voi, dove vi trovate, di passare un tempo di preghiera e di adorazione. Adesso canteremo un altro canto, e chiedo alla regia, a Karine, Giacomo, di mandare quest'altro canto. Prenderemo una pausa per ascoltare anche da questo canto ciò che lo Spirito sta dicendo. E io prego, fra un po' pregherò insieme a voi, perché questo messaggio entri nel vostro cuore e diventi energetico, e diventi azione, e diventi la svolta che voi dovete prendere, nel nome del Signore. Amen. Dall'amore
Alleluia, grazie Signore. Alleluia, grazie Signore, grazie Signore. Noi stamattina, credo, abbiamo sentito la voce dello Spirito Santo. Io sento di pregare adesso per voi. So che molti, molti, ma veramente molti, stamattina hanno ricevuto una parola specifica per la loro situazione. E non so perché, ma sento lo Spirito del Signore in modo forte a spingermi a sottolineare questa parola per i capofamiglia. Se le famiglie di una nazione non hanno una conduzione corretta nell'ambito della propria famiglia, quella nazione non avrà una guida e una direzione corretta a livello nazionale. Le cose sono molto serie, fratelli. La società nella quale viviamo ha perso l'idea della famiglia, della leadership nella famiglia. So che suonerò molto antiquato e mi farò anche qualche inimicizia per quello che sto dicendo, ma è tempo, padri, che voi vi riprendiate la vostra posizione e le vostre responsabilità, non solo la vostra autorità, perché è facile prendersi l'autorità, qui comando io. No, bisogna prendersi le proprie responsabilità. Io sto nello spirito vedendo quelle famiglie rovinate dove i figli non hanno assolutamente una guida, figli di 14, 15 anni, 12, 13 anni che non hanno una guida, perché i genitori, i padri e le madri non hanno la propria autorità. Io vi dico, c'è sempre bisogno di un Mosè in una famiglia, perché un Giosuè possa portare avanti insieme a Mosè nel momento in cui lo devono fare insieme, e da solo, quando lo devono fare da solo, la propria famiglia. Io voglio pregare stamattina in modo speciale per le famiglie. Voglio pregare per quelle famiglie nelle quali i genitori e i figli non parlano. Voglio pregare per quelle famiglie nelle quali Mosè e Giosuè non hanno comunicazione. Voglio parlare e pregare per quelle famiglie nelle quali ognuno segue la propria strada. Io voglio pregare perché il Signore riporti unione, armonia in queste famiglie. E voi possiate essere portati da dove vi trovate, nel deserto, a dove dovete stare, nella terra promessa, dove scorre latte e miele, dove c'è la benedizione del Signore, dove tutto è armonico, dove la famiglia è unita e va avanti nelle proprie necessità, nelle proprie attività, e soddisfa le proprie necessità, dove le persone sono felici di stare insieme l'uno con l'altro. Io voglio parlare alla famiglia in modo speciale, ma poi voglio anche allargare questo discorso alle chiese, quelle chiese dove c'è una leadership debole che non ha una chiara visione di quello che il Signore sta dicendo. Io voglio parlare a quei pastori che sentono che la loro posizione traballa, ma non per la posizione in sé, ma per la responsabilità che quella posizione implica. Voglio parlare a quei responsabili di movimenti che hanno perso la visione di dove Dio sta portando la Chiesa. E voglio profetizzare nel nome del Signore: venite più in alto, dice il Signore, venite più in alto, madri, padri, leader, a qualsiasi livello, venite più in alto, passate più tempo con me per contemplare quello che vedo io e vedere le stesse cose che vedo io e realizzare le cose che io ho promesse per voi. Vogliamo insieme pregare il Signore. Padre, nel nome di Gesù io prego. Prego per le famiglie, prego Signore per gli individui, prego per i figli, per i genitori. Voglio pregare Signore per quel papà che soffre a causa del proprio figlio ribelle, ma non ha la forza e neanche vuole prendersi la responsabilità di parlare con suo figlio e dirgli con chiarezza: in questa casa non si parla come tu stai parlando, ti amo, ti voglio bene, sono disposto a dare la mia vita per te, ma le cose vanno fatte in modo diverso. Padre, io prego nel nome di Gesù, prego per quella figliuola che sta avendo una forte reazione e una forte ribellione nei confronti dei propri genitori. Prego nel nome glorioso di Gesù. Spirito Santo, parla la stessa lingua di queste persone, ma voglio pregare, Signore, per quei leader, per quei pastori che hanno perso
il senso dell'orientamento. E dice la parola del Signore: come può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno entrambi nella fossa? Padre, io prego perché uno spirito di rivelazione possa invadere i cuori dei leader a tutti i livelli, nel nome glorioso di Gesù. E insieme alla Chiesa vogliamo pregare anche per i leader delle nostre nazioni, delle nostre città. Vogliamo pregare, Signore, i leader delle nostre regioni perché prendano delle giuste decisioni nel nome di Gesù. Grazie per la tua presenza, Signore. Grazie nel nome glorioso di Gesù. Ed ora, Signore, siamo pronti a passare dall'altra parte ed a entrare nella terra promessa. Vogliamo insieme ascoltare l'ultimo canto prima di salutarci, ma mentre ascoltiamo questo canto continuiamo a stare alla presenza del Signore. Io so che anche mentre ascoltiamo i canti, Dio parlerà ai cuori delle persone e il Signore parlerà. C'è un uomo che sta dicendo: non so che pesce pigliare, non so che cosa devo fare, ho provato di tutto, non so cos'altro devo fare. Il Signore ti parlerà ora nel nome di Gesù. Amen. Chi sono io perché il grande sostiene, credo a quello che ti dice.
Gloria al Signore, bisogna dire quello che Dio dice di noi, alleluia, bisogna proclamare quello che il Signore ci ha detto sul monte, bisogna proclamare quello che il Signore ci mostra, bisogna proclamare quello che il Signore ci ha fatto contemplare. E c'è un passo della scrittura che mi è stato segnalato dalla sorella Maria, che è uno dei cavalli di battaglia, se così posso dire, del mio ministero, perché il Signore mi ha parlato tante volte di questo passo, ed è in Prima Giovanni al capitolo 1, dal verso 1, che dice quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, della parola del Signore, della parola della vita, dico quelle cose, noi di quelle cose rendiamo testimonianza, cioè noi le proclamiamo. Miei cari fratelli e sorelle, questo concetto è molto molto importante. Io so che il Signore ha parlato, al di là dei problemi tecnici, la tecnica non ci può fermare, non ci può fermare, la parola di Dio non è incatenata, diceva l'Apostolo Paolo. Lui scriveva da una prigione con le catene che facevano rumore, mentre lui cercava di scrivere, chissà come avrà scritto l'Apostolo Paolo, meno male che non ero io, perché scrivo già male senza catene, immaginate con le catene. Ma Paolo dice la parola di Dio non è incatenata. Bene, prima di chiudere con i saluti e con un canto, io voglio sfumare un canto, io voglio dare la parola al fratello Jerry Evans, che ha un messaggio da parte del Signore. E quindi il fratello Jerry può prendere il microfono e può parlare e insieme ascoltare quello che il Signore gli vuole mostrare. Gesù, grazie pastore. Sì, Gesù vi benedica tutti. Io, mentre ascoltavo il messaggio di oggi, io sentivo che c'erano le persone che stanno ascoltando e loro sono bloccati nella loro situazione, nella loro decisione. E io sento questo da parte del Signore, perché vi voglio incoraggiare, che una mancanza di decisione, di rimanere fermo, non si può mai avere la risposta per le nostre decisioni. Io sento che ci sono le persone che loro hanno deciso di stare fermo, ma io sento che con la guida del Signore, come pastore ci ha parlato questa mattina, che noi dobbiamo essere pronti per muoversi, per cambiare, per fare un cambiamento nella nostra vita. E se voi state ascoltando e avete i problemi nella nostra famiglia, non restare con una mancanza di decisione, ma con l'aiuto del Signore cominciare di cambiare la situazione, cominciare di muoversi davanti le cose che Dio ha per voi, anche per le vostre famiglie. Quindi io sento questo da parte del Signore e credo che è tempo per fare una decisione. Amen. Gesù vi benedica. Amen, grazie caro Jerry, e noi cogliamo questo insegnamento, questa parola da parte del Signore, perché noi non vogliamo stare fermi dove stiamo, ma vogliamo andare avanti. Ebbene, io vi saluto tutti quanti nel nome del Signore, ancora
forti, avanti con la parola del Signore e con i programmi di Centro Cristiano e Buon Samaritano. Avete ascoltato quello che abbiamo in programma per questa settimana. Vi aspettiamo con tutto il cuore mercoledì per l'intervista alle Grottaglie. Poi magari chiedo alla regia se riesce a trasmettere anche le locandine di questi due eventi. Mercoledì alle 20:30 credo ci sarà l'intervista alle Grottaglie. Credo a tutti di condividere sui social questo annuncio che faremo appunto sui social, perché è un uomo conosciuto, una cara persona, ama il Signore, è un uomo di Dio, ma è anche conosciuto dai ragazzi e lo vedono come un'icona, come una persona da seguire. Ebbene, condividete a più persone possibili. Sono sicuro che sarà bello, divertente anche, perché è divertente parlare insieme alle Grottaglie, ma è soprattutto importante. Ok? E poi, se Dio vuole, domenica avremo anche la predicazione del pastore Wing Prince dal Canada. Pensate, lui si sveglierà, sarà sveglio alle 2 di notte per collegarsi con noi dal Canada e darci la parola del Signore. Lui ha una parola profetica per un tempo come questo e il Signore lo userà potentemente. Quindi poi sentirete di questi due eventi. Dio vi benedica, buona settimana. A presto! Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song. Time has
has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then His holy name, sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Come, bless the Lord, oh, my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Your holy name, yes, I will worship your holy name, Lord, I worship your holy name. Sing like never. Your holy name, Jesus, I will worship your holy name, worship your holy name.